Come mai la città è ancora così sporca, in particolar modo il centro storico, che è il punto dove arrivano i turisti? C'è da vergognarsi per quanto sia sporco. Mi domando come mai gli spazzini non facciano il loro dovere, come mai non vengono richiamati a fare il loro dovere, come mai una chiesa qui, una piazza e una chiesa così importante sono al buio, le luci che illuminano la chiesa sono fulminate da 2 mesi, il lampione che illumina qui all'angolo Piazza del Gesù, via Benedetto Croce, sono 2 mesi ancora spento, e poi parliamo di città vivibile, di città sicura? Signor Sindaco, volevo chiederle perché non si spendono soldi a Napoli per riparare il manto stradale, che è realmente pericoloso per tutti, anziani, bambini, turisti. Capisco i problemi di soldi in bilancio, però veramente viviamo in condizioni pietose, siamo una città che dovrebbe essere tra le prime in Italia per turismo. Si parla tanto di immediatezza nel voler risolvere i problemi della nostra città, però mi chiedo questo, dico come mai quando si cominciano dei lavori in determinati punti strategici dove c'è praticamente incombenza e disagio da parte del cittadino, sin anche quello pedonale, o peggio ancora traffico e caos in continuazione, non c'è una rapidità nel aprire eventualmente un lavoro e chiuderlo quanto prima, almeno per evitare disagi nel posto in cui è stato aperto il cantiere stesso. Grazie. Rispondo a Mara, a Tiziana e a Roberto. Quando sono diventato sindaco abbiamo ereditato una situazione economica disastrosa e non si riusciva nemmeno a garantire, come dire, una manutenzione, quella più emergenziale, per le strade. Oggi, a distanza di 3 anni, e vi invito anche a visitare il nostro sito per rendervi conto, abbiamo fatto tantissime strade, tantissime sono in programma. Ovviamente noi non ci accontentiamo, cerchiamo di realizzare la manutenzione di tutte le strade, stanno partendo i lavori sugli assi viari dei grandi progetti per i finanziamenti europei che siamo riusciti a preservare la nostra città, penso il centro storico, Napoli Est e Napoli Occidentale, ma anche sul decoro bisogna tanto migliorare, quindi sto cercando di spingere sempre tutti a dare di più anche per il diserbamento, per migliorare lo spazzamento della nostra città. Io non è che mi accontento che abbiamo tolto l'emergenza rifiuti, che abbiamo fatto ritornare i turisti, che oggi c'è una Napoli di cui essere fieri e orgogliosi, no. Dobbiamo dare sempre di più, lo dico a tutte le lavoratrici e i lavoratori, offrire sempre di più una città più efficiente, e chiedere ai cittadini però di collaborare, di non gettare le carte per terra, di rispettare la nostra città, di non maltrattarla. Quindi le strade sono una nostra priorità, andate a vedere, cari amiche e cari amici, sul sito e vedrete le tante strade che abbiamo fatto, quelle che faremo nei prossimi giorni e quelle che faremo nei prossimi mesi.